buon pomeriggio. Sì, mi hanno fatto un regalino. Ricky, chi te lo zapato? No, ti ha quitato lo zapato. A ver. ¿Cuál es ese? Mira que te pongo una pulserita. Cualquier cosa tengo su número. Vale, perfetto. Ultimi giri qua al Corte Inglese, ho preso le formine per fare i biscotti per Babbo Natale e ho trovato anche la mia futura macchina del caffè, che è fighissima, è stupenda, costa solo 700 euro, quindi la chiederò per i prossimi Natali, a Babbo Natale del, non so, 2020, 21, 22, 23, però è troppo figa, non so se conoscete questa marca, Yura, mai sentita? E le mie formine! Ultime cose! Ah, io le ho smollate lì, proprio. Smollate! Qua? Che ci servono anche per gli addobbi, la tavola che ci mancavano. Bravo Riccardino che ha trovato il parcheggio che noi non trovavamo. Vieni amore, vieni amorino, aspetta che chiudo. Vieni, vieni che entri, che andiamo a casa a preparare il cenone. Però il bambino, guardate Ricky cosa mi ha comprato. Cosa mi hai preso amore? Le castagne. Me l'ha presa io, non l'ha presa. Me l'ha presa il mio bambino. Indovinato dove doveva. Aspetta amore che ti chiudo. Aspetta amore che ti chiudo. È importante, eh? Allora, prima di cucinare dovevo fare pace con il cervello e pace con la mente, quindi dovevo coprire quei maledetti piedini. Alla fine abbiamo optato per questa soluzione mezza casalinga, mezza no. Ho preso questo telo di lino che avevo, l'ho fatto passare per i piedini e poi abbiamo comprato questo aggeggio che si illumina. Dopo ve lo faccio vedere stasera perché ha tutti i lumicini ed è molto carino. Dobbiamo solo mettere le pile, ecco. Vedete che non ci sono ancora le pile. Ho comprato questo nastrino e secondo me viene molto carino, ecco. Visto così non gli dai 2 euro, però quando si accende è molto carino, molto carino. E poi ho trovato finalmente la stella, un pochino più decente rispetto all'altra. E adesso la mettiamo perché se non... Mi vedete che ho l'impacco ai capelli? Sì. Sì. Vedete che ho fatto l'impacco ai capelli e l'ho anche registrato, adesso vado a lavarli. E questa mi sembrava più carina, adesso la mettiamo così almeno abbiamo l'albero di Natale per la vigilia di Natale. Abbiamo Sestreia, eccola qua, finalmente il 24 di dicembre 2018 abbiamo più o meno completato l'albero, più o meno. Cioè almeno a me mi duoleva proprio il corazon per la base e i piedini, perché faceva troppo albero molto povero, quindi se non lo coprivo non ero contenta. Sì, sì, era il suo cruccio. Sì, non trovavo il cesto, però vi giuro che i prossimi mesi li passerò a cercare il cesto di Vimini per te. Io ti cercherò e ti avrò. L'albero di Natale del prossimo anno sarà fighissimo, fighissimo. E ora vi faccio vedere che sto iniziando a cucinare. Ho infornato la pizza utilizzando la base che abbiamo comprato ieri ed eccola lì che sta cuocendo. Tra poco la tiro fuori perché poi mi serve il forno. E poi ho preparato intanto le patate per il polpettone. Ho tirato fuori i gamberetti per fare dopo il ripieno per i vol-au-vent e i funghi che adesso metto in padella. E poi ho fatto questi perché mi piacciono tantissimo e per farli buoni bisogna lasciarli un pochino a riposo. Sono i ciliegini con il basilico, sale e l'aglio che dopo tolgo e sono buonissimi. Li lascio qua perché devono proprio lasciare tutto il sughettino. E adesso vado a farmi la doccia, a lavarmi i capelli perché sono in condizioni indecenti. Intanto guardo questo, sembra buona e questa fa parte degli antipasti. Poi la taglierò a pezzettini piccoli e farà parte degli antipasti. Sembra buona.
Ora devo riempire questi vol-au-vent. Faccio 3 con i gamberetti e 3 con i funghetti. E voilà, belli ripieni, chissà se sono buoni, chissà che sia. Allora, avevo assaggiato la salsina ed erano abbastanza buoni, devo dire. Chissà insieme come sono. Adesso vado con il mio bambino a fare i biscotti per Babbo Natale, perché sennò domani mattina non ci lascia i regali. Bisogna lasciare i biscottini. Allora, adesso facciamo i biscotti con la Nutella per Babbo Natale. Metti la farina tu, guarda che te l'ho già pesata. Dammi l'uovo. La posso rovesciare tutta? Sì, la rovesci qua dentro. Tutta? Tieni. Sì, tutta. Fai attenzione, bravissimo. Bravissimo. Io metto l'uovo, posso dammelo? Anch'io. E amore, come fai ad aprirlo? No, lo apro con questo. No, amore, non si può. Oh! Wow! Tu puoi aiutarmi a mettere un po' la Nutella? Sì. Allora. Il bravissimo, cucchiaio. Col cucchiaio. Ma che lo posso rompere? Vai, rompilo tu. Basta che non ti... Lo sapevo, lecca, metti bocca, ciuccia, ciuccia tutto. Io intanto mi sono data una rassettata, ho lavato i capelli, avevo fatto l'impacco alla maizena, ma tanto adesso vi arriva il video con tutti i miei impacchi, il mio impacco veloce. Vai amore, dobbiamo mettere allora 150 di farina, che li avevo già pesati, un uovo e la Nutella. Così mette? Così, bisogna avere un po' di pazienza. No, amore, non mi devi sporcare però. Ti aiuto io? Guarda, aspetta che tiro fuori di più. Dammi. Dobbiamo mettere 180 di Nutella. Wow! Hai visto? E questo considerate che sono 3,50, vai. Basta che non sbatti troppo, amore, sennò me la sbatti addosso. E poi non so più cosa mettermi. Amore, piano! Piano, devi fare così. Ok. Bravo il mio amore, ancora? Poi ne voglio assaggiare uno. Di biscotto? Sì. E certo che lo assaggiamo tutti. Circa 180, considerate che questo è 3,50. Più o meno così, non c'ho voglia di pesarlo. Aspetta che ti aiuto. Oh! Dai, iniziamo a mescolare. Tu mescola con questo, così. Bravo, bene? Va bene. Vai. Così. Bravo. Senza sporcare la mamma. Ho il terrore che mi sporchi. Sì. Bravissimo. Questi sono i biscotti per Babbo Natale, eh? Sì, anche per me. Per te, per Babbo Natale, per tutti. Bravissimo. Che buono sarà. Che belli! Verranno buonissimi. Sì, un giorno poi li rifacciamo. Sì. La mamma hai visto che brava che è a cucinare? Sì. Mi piace un sacco cucinare la mamma. E poi li facciamo a questa forma. Sì, vediamo che forma è. Fa vedere alle ragazze. Questa? Che forma è? Un fiocco. Un fiocco di neve. Che bello. Che bello. Bravo. Vai, aiutami. Stai rimanendo bello. Ma dov'è la uova? L'uovo. Dov'è l'uovo? E serve per amalgamare. Serve per amalgamare. Adesso poi la mamma deve metterci dentro le mani, eh? Perché? Perché devo lavorare bene la pasta del biscotto. Ma io non le metto. Tu non le metti perché sennò sporco tutto. Ti sporchi tutto. Mamma, fame. Hai fame? Già. E cosa vuoi mangiare? Vedete, sto lavorando la pasta. La 7-Up. La 7-Up? No, è di Natale. È di Natale. No, la puoi bere, amore. Perché? No, la puoi bere per dire. Perché? Perché ce ne sono 3 bottiglie da 2 litri, 6 litri. Io ho chiuso i gatti di là perché ho messo qua tutte le robe pronte. E intanto io continuo a impastare. Eccoli qua i nostri biscottini. Alla fine non li ho fatti con le formine perché mi si appiccicavano tutti. Ci ho provato 1 o 2 volte, allora ho detto li faccio rotondi e poi li ho schiacciati con la...
con la, com'è che si chiama, con la forchetta. Adesso li inforno per 10 minuti e dovrebbero essere pronti, così sono libera di usare il forno per il mio polpettone. È giunta l'ora del polpettone, ragazze. Non si rimanda più, non si scherza più, ho già preparato lì tutto, la carne, tutto l'occorrente. Che Dio me la mandi buona. Metto il macinato, ole, così, così, così. Metto poi due uova di queste qua bianche, così, uno, due, ole. Metto il pan grattato. Sì, lo metto tutto. Ci sono, visto che molta gente usa la mollica, io metto, sì, metto così, non di più. Poi vediamo. Adesso inizio a mescolare. Poi devo mettere anche il formaggio. Però mi piaceva utilizzare solo più carne e meno mollica, meno pan grattato, ecco. Infatti ho messo un chilo di macinato, 100 grammi di pan grattato, 100 grammi scarsi, due uova. Adesso vediamo, devo ancora mettere tutte le spezie. Metto questo formaggio. Ok. E adesso devo mischiare tutto, anzi prima che me ne dimentico metto il pepe. I biscotti sono cotti o dovrebbero essere cotti. Uno, e metto il sale. Allora, farcito, lo abbiamo farcito, cioè sotto il polpettone uno strato di spinaci, formaggio cotto e poi questo a verdurina che ho cotto ieri sera per trovarmela pronta, che sono piselli, funghi e cipolline. Adesso lo devo solo chiudere. Qualcuno l'ha riempito troppo. Oh santo. Oh santo. No, è troppo pieno. Oh santo Dio. Ma porca vacca. Ma porca vacca. Insomma. E vabbè, ci si adatta. Chiudi la bocca. Chiudi la bocca, polpettone. Adesso lo chiudiamo con le forze. Guarda qua, tutto bello chiuso. È solo strabordato un pochino, giusto un pochino, però l'abbiamo chiuso, eh? Olè! Il mio primo polpettone! Oh santo! Maronna, Laura! Laura, vieni a vedere! L'ho farcito troppo! Guarda, ha perso i pezzi! Ho perso. È un po' gigante. Sto parlando alle mie amiche. Vai, vai. È un fenomeno da baraccone. Questo paio. No, amore, non con le manine. La mamma può perché ha lavato le mani. Mamma, metti in bocca uno di questi. Sì, dai, gatto. Dopo, amore. Adesso ti faccio. Chiuso. No, davvero? Guarda il pane in quello 24. Guarda che polpettone. Amore, guarda il polpettone, ha perso i pezzi, non si riusciva a chiudere. Ma serio? Te lo giuro. Mamma, mi dai un po' di credi, Paolo? Sì, amore, adesso ti faccio, adesso ti faccio un paninetto. Grazie, vado a lavarmi le mani. Che buono!
Oh, polpettone messo in posa, adesso lo inforniamo e speriamo nella fortuna e nella suerte. Suerte. E invece questi cucciolotti li abbiamo già cotti, sono pronti per Babbo Natale. I biscotti alla Nutella. Vieni a vedere, amore. Sono cotti. Wow, posso prenderne uno? Dopo, amore, dopo. Adesso tra poco mangiamo. Guardali. Sono belli? Allora, ormai in cucina c'è tipo il marasma. Questo è il sughetto per le tagliatelle al salmone. Intanto è quasi pronto. Adesso vi faccio vedere la tavola. Allora, la tavola, devo dire che mi piace moltissimo. Bello, bello, bello. Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Siamo stati bravi con i nostri giri a trovare tutto. Questi li abbiamo comprati oggi. Sono molto contenta. Questi spero che siano buoni. Questa pure. Io spero che siano buoni e che siano buoni tutto. Diamo via il Natale? Diamo via il Natale che mangiamo. Amore, dobbiamo accendere questa. Ah sì, che scemo. Secondarie. Ah, e poi mancano gli affettati. Allora, prima di sederci e dare avvio alle danze, smuovo le patate perché c'era scritto di smuoverle, perché sennò la cottura non è uniforme, è caduta anche una patata. E controllo il signor polpettone. Bello. Speriamo che sia buono, ragazzi. Amore, spera che sia buono. Amore, solo per l'impegno ti meriti un 10. No, però io voglio però la sincerità, eh. Tranquilla. Speriamo bene. Abbiamo le tagliatelle al salmone. Adesso scopriremo anche come sono. Di aspetto sembrano buone. Il sugo è buonissimo. Sì, è buono il sugo? Beh, allora, se il sugo è buono, alla fine ho fatto quelle di Giovanni Rana. Ho fatto 250 grammi per 4 perché gli antipasti hanno già riempito. Ragazzi, sembrano veramente buone. Non sembra neanche che l'abbia fatta io. Ragazzi, sono troppo soddisfatta. Guardatelo acceso. Abbiamo messo le pile. Fighissimo, mi piace un sacco. Abbiamo il polpettone. Però devo essere sincera con voi. Bravo cucciolo. Devo essere sincera, ragazze, perché si è rotto il polpettone. Vedete che ci sono dei guisantes, dei pisellini qua in giro. È perché il polpettone si è rotto. Infatti ve lo sto facendo vedere da qui, perché ha perso un po' di roba quando lo volevo mettere sul piatto, impiattarlo, e mi spiace. Questo è il polpettone di Vittoria. Oh, ma... Hai visto, amore? Che brava la mamma. Sì, ma era diverso prima. Era diverso, hai visto? Guarda, Laura. Ma l'hai fatto tu così, tu con le tue mani? Sì, amore, l'ho fatto io. Sì, tutto con le mie mani. È brava la mamma? Sei una bugia. Come una bugia? Perché ma le tue mani sono magiche. Sì, sono magiche, hai visto? Sono le mani di una chef. Ma non sono magiche. Ma è un futuro. Hai visto? Sì, un futuro proprio. Però fai la cacca. Comunque, grazie amore. Cosa ha detto? Vado a fare la cacca. È stato ispirato. No, come Laura? Ma come? Amore, vieni qua. Mi sta di causa effetto. Amore, Ricky ha detto che va a fare la pupù e fa. È stato ispirato. Ma mamma. Sì. Ti accompagno a casa, andiamo. C'è. Alzati. È venuto qui. Giornata pazzesca, una giornata pazzesca. Io non sono paura, abbiamo appena finito di togliere tutto, ma la domanda è una sola, oltre al mio rossetto che non si sa in che condizioni sia. Non è male, no, non ho neanche controllato, e la domanda è una sola: com'era il polpetto? Allora, ma lui mi ha mangiato proprio una fettina. Sonnissimo. Una fettina. Allora, le patate mi piacevano molto. Il polpettone, allora, ero piena come un uovo. Piena, cioè tipo che rotolavo. Però non mi ha fatto impazzire, non lo so.
Lo devo riassaggiare perché è rimasto tutto praticamente. Era troppo. Cioè, io penso che la gente a Natale abbia cucinato molto, molto, molto di più. Ma per me così è già tantissimo. Tantissimo. Cioè, veramente, io ero già piena di antipasti. E non è che io ne abbia fatti chissà che, eh. Cioè, pazzesco, veramente pazzesco. Io ho fatto, sono riuscita anche a fare l'impacco ai capelli, così volante, all'amido di mais. Però li ho asciugati male perché li ho lavati e mi sono messa a sistemare. Ma che ritmo fai nel parlare, li ho lavati? Sì, sono stanchissima, vi dico che lo sono. Tra l'altro ho qui tipo l'acqua frizzante perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sono le 2:13. Domani non è che ci sveglieremo tardi, eh. Sì, domani ci sveglieremo presto perché Ricky si sveglierà presto e bisognerà aprire i regali con Ricky, i regali che ha lasciato Babbo Natale. Ha lasciato anche le impronte? Sì. È già passato. Eh sì, è passato mezzanotte e mezza più o meno, adesso vi faccio vedere. Vedete, ci sono le impronte, ma ha mangiato i biscotti questo Babbo Natale, ha bevuto anche un po' di latte. Ha lasciato anche un gatto, ma io gli avevo chiesto un gatto arancione. Perché questo qua nero? E ci sono i regalini di Ricky. Come mi piace la mia base d'albero. Quindi sì, domani mattina... Bello. Sì, devo dire che così rattoppata era meglio che avere i piedini. Però intanto vi auguro buon Natale, buona vigilia anche se è già passata, buon Natale, che siate felici, che lo passiate con le persone, mi auguro che voi lo passiate con le persone che amate e non con persone che non amate o che vi stanno antipatiche, perché è vero, però succede in queste feste di dover vedersi, io sono per ripassare il tempo con le persone che cui voglio bene. Possono essere 2 o 100, ma l'importante sì, è che non sia forzato. Ecco, che non sia forzato, perché comunque la vita è una. E chi si fa i problemi perché no, io devo, tu non devi. La vita è una, nessuno ti obbliga a sprecare il tuo tempo con persone che non ti piacciono, che non gradisci, che ti sviliscono, che ti criticano, che non caghi tutto l'anno. Tutte queste cose qua, cioè, uno deve prendere coscienza di sé e di quanto sia effimera la vita. Ma mio amore, cos'è che hai mangiato? Pane e saggezza hai mangiato? Era farcito di saggezza il panettone. Il polpettone. Il polpettone. Non abbiamo aperto il panettone. Amore, è solo a guardarlo il panettone fa male. Domani mattina tranquillo. Com'erano i biscotti di Babbo Natale? Erano buoni, sono venuti buoni, ragazze. Sì. Cavolo, sono venuti proprio buoni. Ma te l'ha detto Babbo Natale? Sì. Ok. Tonight is good Christmas. Good luck. C'è dietro anche la gatta? No, c'è dietro solo un casino pazzesco. Casino ovunque.